uscito il nuovo aggiornamento di SpongeBob e voi non dovete assolutamente sciompare i verdoni. Ma non sto scherzando, raga, statemi a sentire, non dovete proprio farlo. Chi lo fa è stupid. L'ho appena fatto, vero? Ops. Ma aspettate, aspettate, lasciate che vi spieghi. Non era un titolo clickbait, non era una stupidaggine. Perché questa roba ha un senso? Voglio spiegarvi dei trick e del perché, secondo me, a meno che non facciate video come nel mio caso, non ha per forza senso shoppare in questo aggiornamento. Innanzitutto, come vedete, ci sta lo stipendio gratuito giornaliero, che se lo andiamo ad aprire ci va a dare ben 1000 verdoni gratuiti più una ricompensa di 100 giornaliera, che attenzione, perché a volte potrebbe anche arrivare quella da 500, ma arrivando fino alla fine, riscattando quindi tutti i giorni i nostri verdoni, potremo arrivare a 4600 cash. Se vi sembrano pochi questi 4600 cash, io voglio regalarvi altri 1000 cash tramite un link esclusivo, che però non vi darò a dare in questo momento, ma ve lo darò durante il video, perché sarà ben nascosto e se non vi dico dov'è non lo troverete mai. Quindi guarda il video fino alla fine e poi andiamo a vedere quelli effettivamente shoppabili giorno per giorno. Abbiamo 79 gemme per la prima giornata e va bene, e poi 79 gemme al giorno, che per arrivare fino alla fine dovrebbero essere circa 1738 gemme. Quindi già 100 euro che partono così, senza contare quelli che ho già speso. Ma tutto ciò dovrebbe portarti a 55.000 verdoni, che sì, sono tanti, ma sono essenziali. Andiamo ad aprire il nostro Classic Amp. Ricordiamoci che se andiamo ad aprire le nostre offerte ci andrà a dare anche delle ricompense, quindi noi ce le prendiamo volentieri, le andiamo a scoprire, vediamo che cosa ci esce. Ma grazie, grazie, sì, prendi tutto, prendi tutto. Madonna mia, quante skin, quante cose. E qui... che cosa è successo? Perché? Oh, mi ha cacciato via! Come vedete ci sono diverse offerte con le skin, mentre ce ne sono altre dove si ritira delle ricompense, come ad esempio i bling, e ti va a dare i power mill. Come tutti quanti noi ben sappiamo, i power mill ti vanno a dare i power up, e i power mill si possono shoppare con i verdoni. Un consiglio mio personale è quello di non spendere assolutamente i verdoni per shoppare solo ed esclusivamente i power mill, bensì per le skin, perché le skin vi rimarranno per sempre e saranno una roba esclusiva, mentre i power mill e quindi i power up a fine evento, beh, diventeranno inutili e avrete speso soldi per niente, insomma. Quindi se volete dei power up, io vi consiglio di andare sempre qui nella sezione gratuita giornaliera, che vi va a dare un bellissimo power mill, e ve ne darò un altro anche fra un giorno e 17 ore. Quindi diciamo che un po' ve ne regala. E adesso direi di aprirlo, vediamo che cosa ci esce per la prima volta. La bolla! Ogni attacco base genera una serie di bolle che danneggiano i nemici che le calpestano. Potenziamento sorveglianti, quindi ok, adattabile a questi brawler, va bene. Dopo magari li andiamo anche a provare, ma per il momento io direi di andare a shoppare qualcosina e poi vado a spiegare altri metodi. Io direi iniziamo subito con questa offerta, che ci va a dare ben 10 star drop più un power mill, 3000 verdoni, raga, voi non fatelo, guardate me che lo faccio, che va già bene così. Sei Krabby Patty! Un Krabby Patty ti orbita intorno e quando viene distrutto subisce un po' di danni in meno per un breve periodo. Ok, questo qui è utile per i tank che già hanno un sacco di vita, ma così diventano ancora più resistenti. Va bene, ma adesso andiamoci ad aprire i nostri 10 star droppini. Vai, let's go, let's go, let's go. Raro, quanta monete, epico, attenzione, incredibile. Una domanda che mi viene è: posso trovare le skin di SpongeBob all'interno degli star drop o sono solo shoppabili? E questa è una bella domanda, questo sinceramente non lo so ancora, ma per il momento... Oh, tre epici, raga, tre epici veramente veramente ottimo. Continuiamo così che qua sta andando la grande, un altro epico, tutti epici, e dammi qualcosa di gustoso, dammi un mitico, dammi un leggendario, eccolo! Ma che grande! Raga, i verdoni attirano belle robe. Gadget di Ems, va bene così. Altro ancora, raro, va bene, ci va bene anche raro.
altro super raro. Ora quanti ne so? 10, giusto? Ok, sono finiti, perfetto. Abbiamo speso i nostri 3000 verdori, ma comunque ci abbiamo ricavato un bel po' di cose. Andiamo a vedere quelli che sono gli eventi. Ricordiamo che giornalmente possiamo ritirare ben 100 verdoni dalla prima vittoria che andiamo a fare nelle modalità con appunto i potenziamenti, in questo caso rapina e duelli. Eppure ovviamente le modalità quelle personalizzate, che possono essere sopravvivenza in 3 e caccia di meduse. Ed è il momento, raga, che dite, ce lo facciamo un bel duello? Vai, a più moments later! Rimanete attenti, perché in un momento qualsiasi potrei dirvi dove si nasconde il Link, quindi attenzione! Allora, ok, abbordabile questa partita, si può fare, si può fare! Iniziamo con il nostro francozzo, che con questo panino dovrebbe essere letteralmente incredibile. Adesso ci buttiamo qua, mamma mia, danni supremi e vinciamo il round. Dai che voglio sti 100 monetozzi. Monetozzi, no, verdoni. Non dimentichiamoci che si chiamano verdoni. Prepariamoci con la nostra super, ecco qui, danni estremi. Edgar prova a saltarci addosso, ma credo che riusciamo. Oh. Male, 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 ragazzi. Ci siamo fatti pregare, non andava fatto così. Non andava fatto così, dannazione, non andava fatto così. Ma ho vinto! Godo, Edgar, non mi avrai, io voglio il mio cash. Money, dalla. Ah! Oddio! Ho vinto. Lui mi è venuto addosso con l'overdrive, ma l'ho comunque battuto. Procediamo, vediamo se ci fa vedere qualcosa per ricevere i nostri. Eccolo, bonus prima vittoria, 100 bigliettozzi per noi. Tra l'altro stiamo anche contribuendo con... Mi hanno cacciato. Ma io ero in un club. Mi hanno cacciato dal club. Ma vedi un po' te, che ho shoppato 30.000 bigliettozzi e adesso sono stati completamente inutili perché mi hanno bannato. Ma dimmi se è normale, dimmi se è normale. Vabbè, vediamo che ci sono altre offerte veramente carucce. A questo punto io direi di shopparmele tutte, perché le voglio proprio vedere. Iniziamo da questa. Ci vediamo con questa bellissima skin di semino, altro power mini, il clarinetto. Dopo un periodo di attivazione d'attacco successivo che Sferri verrà, pervaso dal potere della musica, che sarà in grado di attraversare gli ostacoli. Ok, un po' come il gadget di Angelo, interessante. Vabbè, ci prendiamo anche la skin di semino. Andiamoci a shoppare anche quest'altro. Let's go! La soda! Viene protetto da un'aura di cura permanente. Interessante questo. Tra l'altro per kit ho visto, veramente rottissima come roba secondo me. Poi abbiamo anche quest'altra offerta. Io direi prendiamola subito del nostro energetic. Wow, stupenda. Vai! Le polpette! Quando colpisci un nemico ottieni una polpetta di plankton che per un breve periodo permetterà ai tuoi colpi di inseguire nemici. Con Clancy, Mo, Colt. Ok, questa dopo la voglio provare. Ci prendiamo la nostra bellissima skin energetica, va bene. Questa qui la andiamo a shoppare dopo. Volevo shopparmi anche questa skin di Colt, essendo che adesso ci troviamo, no? Andiamo a giocare con Colt, figo, la volevo anche io questa. Quindi ragazzi, fatemi sapere nei commenti, voi shopperete o ascolterete il mio consiglio? Perché secondo me, cioè, ci sta a shoppare magari per velocizzare un po' la situazione, ma non ne vale sempre la pena. Allora, prendiamo i cubi di energia, sì, certo. Allora, io mo sto sparando, vediamo se effettivamente c'è l'automira. Raga, c'è veramente l'automira, raga. C'è veramente l'automira, non ci posso credere. Non ci posso credere, in teoria se andiamo a vincere quest'altra partita ci va a dare altri 100 verdoni. Quindi noi ce li pigliamo. Questo qui dovrebbe essere il power up, quello che ti va a dare invece la vita infinita. Guarda lì, raga! È incredibile, raga, l'automira! Ok, per la super non ha funzionato. Ma avete visto i colpi come seguivano il nemico? No, raga, assurdo! Troppo rotta come roba, è sgravatissima! Mi va a dare sti 100 monetozzi, bigliettoni, verdoni, blulloni, grazie mille! Ricordiamoci che abbiamo anche il pass con la skin di Squiddy. Quindi ce lo andiamo a shoppare per una bella soglia, no? Che va per forza rispettata. Abbiamo finito i soldi. E mentre aspettiamo una ricarica dei poteri alti, vi vado a dire dove si trova il Link per ricevere 1000 bigliettoni. E lo vado a riscattare anche io. Se andate nella descrizione, ci sta un Link con scritto vicino Pipino.
che non vuol dire assolutamente niente, ma è per nasconderlo. Se aprite il link vi porta direttamente con questa schermata. Facciamo ritira e abbiamo 1000 verdoni completamente grottissa. Quindi raga, dai, vi ho fatto anche un grosso regalo. Io direi dovete per forza lasciare like, iscrivervi e scrivere qui sotto nei commenti grazie, perché la gentilezza prima di tutto. Adesso c'è stata la magia, dovrebbe essere andato il pass, perfetto, perfetto. C'è stata la ricarica dei poteri alti, siamo a livello 17. Andiamo a riscuotere un po' di cose. Tra l'altro abbiamo già la skin di Squiddy. Incredibile, Squiddy Mortis come casa è stupenda. Finalmente potremmo sbloccare il nostro Cordelius mitico. Oh, skin di Dog! Incredibile, tra l'altro dopo Cordelius, raga, guardate che ci mancano solo due skin, eh? Ci mancano solo... Oh! Ma cosa sta succedendo? Andiamo ad aprire! Skin di Lola! Incredibile, di Ice Chico, dei Never Lie. Vabbè, grazie mille. Comunque, un bel regalo da parte tua, Brawl Stars. Non mi sarei mai aspettato un leggendario così completamente a casus. Ci andiamo a prendere tutti quanti gli star drop. Veloce, 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 veloce. 10 crediti. Cordelius, ci avviciniamo. Raga, così vado ufficialmente a sbloccare tutti quanti i brawler leggendari. E mi mancano poi solo due. Solo due epici. Cioè, mitici, scusate. Let's go! Cordelius è nostro! E adesso quale vogliamo sbloccare per primo? Io direi Lily, Lola, Noe, Gray, non me ne faccio assolutamente niente. Andiamo a prendere tutti questi altri cosi. Ah! Ma sei buggato! Ma non ho capito, raga, perché due leggendari? Ma cosa sta succedendo? Ma questo è uno sculo incredibile, oh mio Dio! Ok, sapete perché è successa sta roba? Perché con me ho sempre i miei peluche fidati che mi portano fortuna. Voi pensate che sia una stupidaggine, ma è vero, se ce li avete portano davvero fortuna. Link in descrizione, maxrandom.net per acquistarli se volete anche voi sculare come questo. Cioè come oggi, cioè come me. Andiamo ad aprire, vai! Vabbè, abilità stellare, che comunque è solo 2000 monete, ce la prendiamo, veramente ottima. Ma ricordiamoci che c'è ancora un altro star drop, e potrebbe succedere di tutto. Ok, raro, ci sta, me lo sarei immaginato, ci aveva già droppato un bel po' di roba per il momento, ecco. Ok, ricordiamoci questi bling all'inizio, perfetto. A questo punto ci andiamo a fare un altro game mozzo, nella modalità nuova caccia alle meduse. Non ho la benché minima idea di come si giochi a questa modalità, raga. Cosa devo fare? Cioè, devo cacciare le meduse? Devo killare la gente? Non lo so, veramente, non ne ho idea. 20 meduse, ma è tipo il Raffa Gem, eh? Ah, bisogna prendere le meduse, ok. Vabbè, io le piglio allora. Io le piglio, non vedo quale sia il problema. Guarda, raga, quanto è bello colto così. Cioè, semplicemente io, raga, sto sparando e i colpi vanno automaticamente contro nemici. È assurdo. È veramente incredibile. Veramente incredibile, raga. Io non ho parole. Non ho parole per descrivere questa roba. Andiamo qui, fermiamoci, facciamo attenzione, facciamo partire la nostra super, vediamo di non morirci gravemente. Abbiamo ben 10 meduse. Ah, dobbiamo tipo riportarle dentro i cerchi forse, per tenerle al sicuro. Tipo se io vado qua, andiamo a consegnare, credo. Ok, 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 chiaro, 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 chiaro. Vabbè raga, li stiamo arando. Cioè, li stiamo letteralmente arando. Io qua faccio una grossa kill. Andiamo a prendere la vita, ci andiamo a mettere qui, andiamo a fare un bel po' di hit con la nostra bellissima aimbot. Vai, 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 prendi le meduse, prendi le meduse, prendi le meduse, prendi le meduse, che ce ne mancano solo tre. I miei brother pure le hanno, qui andiamo a fare danni incredibili. Partita conclusa, l'abbiamo vinta proprio col sigaro e ci prendiamo altri 100 verdoni che ci va a regalare il nostro Mr. Crab gentilissimo. Quindi, morale della favola, conviene shoppare oppure no? Vedete che ci sono molti metodi per guadagnare i verdoni in questo momento. Se voi aspettate la fine dell'evento, arrivate a 4600 più i 1000 che vi ho regalato io, più sicuramente qualche altra offerta che magari ve li regaleranno, sicuramente quei 300-400 giornalieri che vai a riscattare semplicemente giocando alle partite,
Se ci facciamo un calcolo veloce, 300 per 27 giorni, quanti sono? Viene 8100 più 5600. Senza shoppare dovreste arrivare addirittura sui 14.000 verdoni, e quindi avrete sicuramente la possibilità di shoppare più di una skin. Vi consiglio di prendere quelle latte, ma SpongeBob in questo caso ci sta questa qua con Berry Plankton, ma è anche un'offerta bella grossa. Ci sta l'Overdrive, il Power Meal, i crediti. Sicuramente usciranno delle cose più convenienti. Non so se è sempre di Beryl, ma so che ad esempio ci sta un'altra offerta di Sandy che va a costare molto 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 meno. Quindi anche senza shoppare potrete ricevere le skin che saranno poi in futuro molto esclusive. Ma adesso, raga, abbiamo aspettato fino a questo momento, io direi andiamo a spendere questi 10.775 verdoni e let's go! Ci prendiamo anche la spatola! Ogni tanto la spatola inizierà a orbitarti intorno e finché la vedi i tuoi attacchi elimineranno all'istante i nemici con poca salute. Che vuol dire poca salute, bro? Non lo so. Veramente strano. Skin di Beryl incredibile, dobbiamo provarla per forza, ma proprio obbligatoriamente. 500 crediti che ce li prendiamo e Overdrive! Ok, Overdrive di Leon ci sta tantissimo. Raga, voglio provare la skin. Lui che cosa c'ha? Il paninozzo, perché giustamente è un tank. Quindi andiamo già a fare una sopravvivenza. Andiamo a vedere come performa il nostro Plankton. Guarda che roba! Guarda che roba, come figo! Come, raga, che figata giocare con Plankton su Brawl Stars. Io non vedo l'ora di sbloccare SpongeBob, il primo, che quella è ufficialmente la mia skin preferita. Ma sti bauletti danno mica qualcosa? No, ok, sono completamente inutili. Perfetto, raga, dobbiamo vincere per forza, voglio una vittoria al 100%. Attenzione, attenzione che quello là sicuramente c'ha l'aimbot. Guardate, vedete, il panino mi ha protetto. Mi ha protetto, vedete? Ok, mo qua potrebbe diventare un attimo problematica la situa. Siamo morti proprio in una maniera pietosa. Speriamo che Melody ci possa dare una mano. Speriamo che ci faccia respawnare almeno di entrambi. Ah, vabbè, ma ci sta anche il Comparos. Vai, vai, 4, 3, 2, 1... Sta arrivando Berry Plankton! Distruzione! Raga, possiamo farcela! Mi prendi power up! Vado qua addosso, incredibile! Incredibile! Oh mamma mia, pensavo di fare qualcosa, ma quelli hanno troppi power up, raga, ne hanno 17, come faccio? No! Stavo per fare il miracolo, peccato! Vabbè, io ho fatto veramente schifo in questa partita, ma nessuno è riuscito a fare una kill. Wow! Siamo comunque arrivati secondi. A noi va bene così, Stardroppino. Rare, va bene così. Io direi che per oggi può finire qua. Ringraziatevi per i 1000 verdoni che vi ho regalato. Prossimamente usciranno tanti nuovi video su questo aggiornamento incredibile. Non vedo l'ora. Ciao!